Come si fa a pensare che un padre possa volere la morte della propria figlia, l'unica figlia? È allucinante, da pazzi. Quattro colpi di pistola per toglierle la vita che le ha dato. Il 21 febbraio 1991, a Venaria, Torino, con una calibro 7,65, gli spara, quei colpi di morte, Giuliano Fechino, 53 anni, industriale. Uccide Ivana, la sua unica figlia, una bella ragazza di 32 anni. La tragedia, che esplode fulminea alle 9 del mattino negli uffici dell'azienda di attrezzature meccaniche di cui Giuliano Fechino è titolare, spegne nel sangue una vicenda familiare tormentata, la cui complessità va ben oltre la frettolosa semplificazione della cronaca. Uccide la figlia, non ubbidiva. Padre padrone o malato di mente? Un inferno la vita di Ivana col padre. Al di là delle incomprensioni e della accesa conflittualità fra padre e figlia, le radici della tragedia affondano infatti in un terreno psicologico in cui centrale è in realtà il sentimento di amore appassionato, al limite della morbosità, dell'industriale per la moglie Fiorenza. «È causa tua se litigo con tua madre», urla Fechino alla figlia Ivana prima di sparare. Ma nell'aula della Corte d'Assise di Torino, contro Fechino, la moglie, sua implacabile accusatrice, si costituisce parte civile. Al termine di un drammatico processo, il 24 gennaio 1992, la Corte d'Assise di Torino, che gli riconosce le attenuanti generiche, condanna Giuliano Fechino a 23 anni di carcere per omicidio volontario non premeditato. La sentenza, che verrà confermata nel giugno 1992 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, sarà resa definitiva dalla Cassazione. Giuliano Fechino sconta la pena nel carcere di Parma. Chi è questa bella ragazza? È sua figlia. Era mia figlia, purtroppo. Questa figlia lei l'ha uccisa, Fechino. Purtroppo sì. Signor Fechino, nel nostro vocabolario esiste il termine parricidio, esiste l'uxoricidio, ma non esiste il figlicidio, perché nessun codice umano forse accetta un gesto così atroce. Questo codice lei l'ha violato.
E poi, se mi trovo qua, purtroppo sì, era tutta la mia vita. Ho cercato di dare a mia figlia tutto quello che non ho avuto io da bambino. Ed è stata la mia rovina, cioè la nostra rovina, la rovina di mia figlia, la rovina di mia moglie, la rovina di tutta la famiglia. Fichino, uccidere la propria figlia è un gesto che si può compiere per infinita arroganza o per infinita disperazione. Lei perché ha ucciso? Guardi, secondo me è successo per troppa disperazione e nello stesso tempo troppo amore per la mia famiglia. Signor Fichino, quanti anni ha? 60 compiuti. Sua figlia quanti anni aveva quando l'ha uccisa? 32. E lei e sua moglie vi siete sposati molto giovani? Eh sì, ci siamo sposati, io avevo 20 anni e lei 17 anni. Signor Fichino, in questo dramma familiare in cui sua figlia ha perso la vita, figura centrale sembra essere proprio sua moglie, Fiorenza. Purtroppo la amo ancora. Ma lei appunto è un uomo che si è fatto da solo. Sì, questo sì. Ecco, sua moglie ha collaborato a questa costruzione di vita? Senz'altro. Anzi, vorrei dire che mia moglie in quel periodo era migliore di me, molto migliore di me, mentre lei a 17 anni era già una donna, io a 20 anni ero ancora un immaturo e l'ho fatta soffrire, la lasciavo sola, l'ho fatta soffrire i primi anni di matrimonio e questo purtroppo, ma senza neanche rendermene conto. Eravate due ragazzini, insomma. Sì. Però lavoravate entrambi, insomma. No, lei, mia moglie, era incinta all'inizio e per poter riuscire a arrivare alla fine del mese, lei incinta è stata costretta a andare a fare delle ore in una famiglia, nonostante che fosse incinta. Quando nasce questa bambina, chi si occupa di questa bambina? Abbiamo pensato, e lì è stato il primo grosso errore, abbiamo pensato di lasciare nostra figlia dai nonni, dalla mamma di lei. Quanti anni la tengono i nonni questa bambina? E la tengono fin quando va a scuola. Quindi aveva 6 anni, sì, quando la riprendete, sì, con voi. È solo che l'ha sofferto molto questo distacco e mi rendo conto adesso che forse era meglio avessimo rinunciato a qualcosa e è stato molto più vicino a nostra figlia. Forse le cose sarebbero andate diversamente. Quando questa bambina, lei mi ha detto nel 64, la riprendete con voi a Torino per andare a mandarla a scuola, sì. E questa bambina è un po' un'estranea poi praticamente. Sì. Era figlia della nonna sostanzialmente. Sì. Appunto, era figlia della nonna e poi in quel periodo io ho deciso di mettermi in proprio e mettendomi in proprio i primi mesi abbiamo vissuto con lo stipendio di mia moglie e poi poco per volta mattone su mattone mia moglie è venuta a lavorare con me nell'azienda che abbiamo aperto e insomma siamo riusciti a raggiungere un buon traguardo, ecco. Ecco, sono anni comunque di lavoro frenetico. Sono anni di lavoro difficilissimo perché io in quegli anni lì, cioè se invece di mettermi in proprio avessi continuato a lavorare come dipendente, potevo godermi mia figlia. Mettendomi in proprio, cos'è successo? Che mia figlia la vedevo, uscivo al mattino che dormiva, rientravo a casa la sera che era già a letto, perciò non me la sono goduta per nulla. Invece di sua moglie Fichino lei si occupava, se ne occupava anche molto, vero? Sì, mia moglie mi ha aiutato moltissimo sempre. Studiando la sua storia, alludevo prima appunto alla centralità di sua moglie nella sua vicenda umana e anche in tutto questo dramma, perché
comunque risulta anche dagli atti del processo che l'amore per sua moglie ha invaso la sua vita in termini, lei me li consente questi aggettivi, deliranti, ossessivi. È vero. Mia moglie, io la vedevo, era troppo bella mia moglie, ed è come tutte le donne belle, era molto corteggiata. Io ero gelosissimo di mia moglie. E allora forse questa gelosia l'ha un po' allontanata da me. Lei per gelosia ha fatto anche una serie di follie di cui ci sono tracce negli atti del processo? Sì, certo. Vogliamo raccontarne qualcuna? Non so, sì, io glielo racconto, cioè sono arrivato a mettere una microspia nel confessionale di mia moglie per essere sicuro se mia moglie mi tradiva o meno. Cioè mi faccia capire bene. Lei sapeva che sua moglie si andava a confessare in un certo confessionale? No, l'ho convinta a andarsi a confessare tutti e due in una chiesa diversa. E poi ci ho messo una spia, e poi io sono passato dall'altra parte, così. Ma sua moglie si è accorta che c'era la spia nel confessionale? No, se ne è accorta subito dopo, perché quando il prete si è rivolto, ha confessato prima lei, poi si è rivolto da me e io ho detto che non mi interessava più e ho preso la spia è venuto fuori. Il sacerdote cosa le ha detto? Il sacerdote ci invita in sacrestia e cerca di le solite storie. Poi usciamo fuori, saliamo in macchina, mia moglie chiede, cioè si voleva separare. No, aveva tolto secondo lei dopo quel gesto così difficilmente accettabile, insomma, quello di essere spiato. Certo che non è un bel gesto. No. Beh, comunque anche sua moglie dopo questo così episodio certamente non edificante, me lo consente, insomma, ha accettato di continuare a starle accanto, sì. Insomma, quindi infatti è stato un gesto anche di generosità, certo. Da parte di sua certo. Moglie. No? Senta Fichino, lei era una persona violenta? No. Questo l'ha dichiarato anche mia moglie al processo. Io non sono mai stato un violento. E al processo io ho messo le mani addosso a mia moglie un paio di volte, per gelosia logicamente. E lei viveva nel terrore di perderla. Io vivevo nel terrore di perderla. Alla fine, è diventata per me un'ossessione. E ha peggiorato nel settembre del 90. Dopo che siamo arrivati dalle ferie, un mattino bisticciando, cioè non bisticciando ma senza, mi sento dire: io me ne vado, anzi vicino a te non ci sto neanche più dopo morto. Quella frase mi ha martellato nella testa una cosa,
cioè dovevo stare vicino a mia moglie, dovevo vederla, dovevo starle vicino, dovevo sentirla, dovevo telefonarle, e a questo a mia moglie dava fastidio, perché si è sentita evidentemente controllata, però io non è che volessi controllarla, avevo bisogno di starle vicino, di sentirmi a dire, Giuliano, sto vicino a te, ti voglio bene, non me ne vado, non sono riuscito a sentirmelo dire questo, e questo mi ha portato alla disperazione. Senta, Fichino, vorrei ritornare sulla violenza. Nel processo sono emersi alcuni episodi, alcuni raccontati da sua moglie e da sua suocera, insomma, che insomma, indicano in lei una persona prepotente, prevaricante, appunto una persona impositiva. Lei questo lo nega? No, questo lo nego assolutamente. Cioè, mi ricordo la frase detta poi da mia suocera, che io ho sgomitato per tutta la vita. Io non sapevo neanche cosa volesse dire sgomitare. Sì, ho fatto carriera, ma ho fatto la carriera solo per le mie capacità lavorative e non sicuramente danneggiando gli altri. Si sta facendo un po' il santino lei in questo momento, Fichino. Però io sto facendo il santino, è la verità. Io non guardi, a quel processo mi sono sentito descrivere come il peggiore degli uomini. A un certo punto non sapevo più se parlavano di me o se parlavano di qualcun altro. Cioè, addirittura mi sono sentito dire che mia moglie ha dichiarato che non riusciva, non le lasciavo telefonare a mia figlia quando lavoravamo tutte e tre nello stesso fabbricato, in uffici diversi. Mia figlia passava l'80% del tempo che era sul lavoro nell'ufficio di mia moglie, da sole. Tornando alla violenza, sua suocera ha detto che lei una volta le ha dato un pugno nell'occhio, è vero? È vero, lo so, e in quell'occasione lì mia moglie era rimasta incinta, una seconda volta, e con la vita grama che facevamo non potevamo permetterci di avere un altro figlio, e cerchiamo un dottore che allora non si poteva abortire, si abortiva clandestinamente, e mia suocera incomincia a insultarmi che io non sono riuscito a dar nulla a mia figlia, cioè che l'unica cosa che sono riuscito a darle è quello che ha buttato nella pattumiera. Io ero a letto, non ci ho più visto, cioè, mi sono alzato di botto, ero nudo, e ci ho dato questo schiaffo che sì, ho fatto malissimo. Senta, Fichino, tornando ai rapporti con sua figlia e con sua moglie, questo legame così forte, così insieme complice e conflittuale con sua moglie, ecco, che situazione creava per questa bambina, per Ivana? Non è che fra di voi Ivana si sentiva ingombrante? Forse sì. Esclusa? Forse sì. Quasi un'intrusa? Forse sì, e questo giustifica, è scappata di casa la prima volta a 14 anni, è scappata di casa una seconda volta nel 74-75 credo, e poi a 18 anni, come ha compiuto 18 anni, se n'è andata a Roma. Ma aveva cattive compagnie Ivana o era una sua iniziativa?
Ma guarda, a 14 anni è una bambinata, c'era un ragazzo che la corteggiava e gli ha detto, gli ha proposto di andare via assieme, e lei si è lasciata convincere ed è partita, si è presa una borsa con quattro cose e se ne è andata. Questo dimostra. Lei come reagiva di fronte a questi episodi con Ivana? E questo, Ivana forse è l'unica volta che ci ha dato due calci nel sedere, quella volta, facendola tornare a casa. Ecco, però lei comunque le ha dato due calci nel sedere, però sì. non pensava che forse Ivana scappava appunto perché a casa ci stava male? No, io non mi sono mai, questo lo devo riconoscere, io forse egoisticamente, anzi senza forse, io pensavo troppo forse troppo a mia moglie e troppo poco a mia figlia. Lei per questa figlia, Fechino, aveva disegnato un progetto di vita, un modello ideale a cui Ivana doveva corrispondere? Se intende che mia figlia, io in questo progetto doveva per forza sposarsi, fare la vita, una cosa? No. Cioè, io avrei accettato qualsiasi, cioè anzi l'ho accettato che vivesse da sola, era quindi la sua risposta è no. No. Ecco, perché in effetti, ecco, dalle parole di sua moglie e anche da varie testimonianze al processo, di lei viene fuori il ritratto di un marito padrone e di un padre padrone. Ecco, lei ripensandoci a distanza non lo era? No. Io da mia figlia pretendevo che lasciasse perdere quelle compagnie che frequentavo, e invece lei, non lo so, gira, è entrata in un giro, da quel giro lì non è più stata capace di uscirne fuori. Ma lei cercava di stabilire un rapporto, un colloquio con sua figlia, di parlare con questa ragazza? Ci ho provato tante volte, si figuri, addirittura a 17 anni, parlando proprio in seguito a un lungo dialogo con mia figlia, mi fa: ma papà, io voglio sentirmi realizzata, voglio sentirmi qua. E io ho detto: è più che giusto che tu ti senti realizzata, dimmi cosa vuoi fare e io cercherò di darti una mano nel limite del possibile. Addirittura poi ci ho aperto un'azienda a mia figlia completamente. Quanti anni aveva? Aveva poco prima che avesse 18 anni. E dopo 6 mesi che era lì, parte, va a Roma. Io quell'azienda l'ho odiata proprio. Sua figlia a 18 anni se ne va a vivere a Roma. Sì. Ecco, perché va così lontano? Perché eravamo in ferie assieme in Puglia e conosce un GO del... Conosce? Come si chiamano? Gli animatori del... Ho capito, un animatore. Sì, di questo villaggio. Si innamora e... voleva fermarsi ancora una settimana da sola, io non l'ho lasciata, cioè siamo ritornati a Torino. Forse si vedono ancora una volta, e a Natale, dopo 6 mesi, io vado a Roma a abitare con Stefano, ho detto pure il nome, vabbè. Comunque era un ragazzo che a me non dispiaceva assolutamente, io avevo già deciso di far venire lui a Torino, prenderlo a lavorare con me come mio braccio destro, e solo che scopro che mia figlia usciva con un ragazzo che aveva lasciato a Torino, un nostro vicino di casa, e a questo punto c'era già l'alloggio pronto, ha già comprato l'alloggio, l'ho rivenduto di nuovo e non come potevo
far licenziare un ragazzo a Roma, farlo venire a Torino, e poi ho preso mia figlia e gli ho detto: ma dimmi le cose, ma ti rendi conto di cosa stai facendo? Però sua figlia lascia Roma e torna a vivere a Torino. E poi mia figlia ha dovuto ammettere che non era più innamorata di Stefano, e allora cosa fai a Roma? Ritorna a Torino. Io ritorno a Torino, però voglio abitare da solo, va bene, ci ho comprato un alloggio a Torino, perché abitando con noi, sapendo doveva comportarsi in certi limiti, abitando da sola poteva fare tutto quello che voleva. Quindi questa è la sua spiegazione? Non un disagio di Ivana, cioè un malessere di Ivana, un rifiuto di vivere all'interno di questa famiglia nella quale lei si sentiva esclusa? Non penso che fosse solo, non penso che sia per quello. Lei mi diceva che ha comprato una casa, Ivana, ha comprato una macchina, ha comprato, è vero? Io a mia figlia, era l'unica figlia che c'avevo, per me tutto quello che mi chiedeva mia figlia glielo dava. Ecco, lei comprava, dava, ecco. Ma lei si è mai sforzato di capire, non di cosa Ivana avesse bisogno materialmente, ecco, ma di capire i suoi problemi, i suoi tormenti, di capire di cosa avesse bisogno dentro Ivana? Guardi, era molto difficile, di questo ho cercato di parlarne anche con mia moglie, e quante volte ho visto mia moglie tornare a casa piangente, a un certo punto mia moglie si era rifiutata di accompagnarla nei negozi del coso per le brutte figure che ci faceva fare in giro. Scenate in pubblico, scenate isteriche proprio. Perché io le ho lasciato raccontare, percorrere il suo ricordo così come lei lo ha, così nella memoria. Quindi anche la mamma riusciva, diciamo, a così ricucire il rapporto di questa ragazza con voi genitori. Io do la colpa alle compagnie che ha frequentato da quando ha incominciato ad andare alle superiori. E mia moglie invece mi accusava anche di questo, che la colpa è mia, quando gli ho fatto saltare un anno di scuola per gli allenamenti, prometteva abbastanza bene. In che cosa? Nello sci. Lei era un appassionato di sci. È stato lei a imporre a Ivana la pratica dello sci? Ma a me sembrava che gli piacesse pure. Vabbè, lei glielo imponeva. Forse. Tant'è che Ivana a un certo punto poi non ha potuto più e ha lasciato perdere, insomma. Sì, ma ha lasciato perdere a 16 anni, però. Okay, mi permetto di dire che lei è una persona impositiva, insomma, a lei piaceva lo sport, a lei piaceva lo sci, Ivana doveva fare lo sci, insomma, doveva sciare, fare quegli allenamenti, fare le gare, insomma, la costringeva. Questo fa un po' parte, Pechino, di quello che è il quadro di questo padre, padre padrone. Un padre padrone anche generoso, poi, perché ci sono per esempio testimonianze di suoi amici che dicono che in fondo lei era fin troppo generoso con questa, anche con questa ragazza, insomma. Difatti questo sì, forse un po' di corrisponde. Sua figlia comincia a lavorare con lei, dice, se l'è portata in azienda lei, aveva 22 anni sua figlia quando rientra a Torino, vero? Da Roma. Sì. E poi lavorerà nella sua azienda per 10 anni fino alla tragedia, fino alla fine. Ecco, com'era Ivana sul lavoro, Fichina? Guardi, Ivana sul lavoro, io non ho mai visto una persona efficiente come era Ivana. Era talmente brava che riusciva a fare le cose così bene, così in fretta, che stupiva tutti.
Quindi era un'impiegata modello? Sì, sì, solo che... Senza garanzie sindacali però, perché lei la licenziava ogni due o tre, no? No, questo assolutamente. No, no, perché da certe così testimonianze agli atti del processo risulta che lei con questa impiegata modello era molto duro, era rigoroso, rigido, insomma, lei non era la figlia del padrone, era un'impiegata che doveva trottare molto più delle altre, no, alla quale lei faceva no, scenate a volte anche così, senza ragione. No, no, mi sarebbe piaciuto poterla presentare come la figlia del padrone, cioè mia figlia. Purtroppo con il suo carattere, con le sue scenate, con le sue crisi, purtroppo io non riuscivo a farla partecipare a cosa che mi sarebbe piaciuto moltissimo. E poi c'era un altro cosa che a volte c'aveva dei pericoli, conosceva un ragazzo, era euforica, andava bene, solo che sto ragazzo durava pochi giorni, poi sto ragazzo lo lasciava e lei scendeva in crisi, veniva a lavorare con vestita, mi vergogno, non dovrei dirlo, visto, però facevo fatica a quando venivano dei clienti eccetera a presentarla come mia figlia, e ecco perché insistevo con mia moglie, ma portala in giro, falla comprare, portala dove vai tu a comprarti i vestiti, falla vestire bene. Lei mi ha fatto appunto un po' un elenco di quelle che erano le, diciamo, i comportamenti, gli atteggiamenti di Ivana che la facevano soffrire come padre, e lei si lamentava di questo, invece lei lo sa che Ivana di lei non si lamentava mai, lo sa questo. Io le voglio leggere due righe della testimonianza di una sua dipendente. Penso che Ivana avesse solo bisogno di un po' d'affetto da parte di quel padre. Infatti bastava che lui la invitasse al bar perché lei fosse felice. Fecchino, lei di questo non si rendeva conto. È impossibile. No. Impossibile, cosa vuol dire in questo momento? Io lei non immagina quante volte ho provato, ho cercato di dialogare, non ci sono mai riuscito, no, altro che portarla a caffè, che per me era un piacere andare a prendere caffè con mia figlia al bar. A parere mio l'affetto di mia figlia è mancato da parte mia, è mancato totalmente, ma prima, non il caffè al bar, cioè io dovevo stare con mia figlia quando era piccola, quando aveva bisogno di me, questa secondo me è stata la vera tragedia. Ecco, ma... Io avrei dovuto trovare la forza, perché quando mia moglie voleva separarsi, io avrei dovuto accettare questa separazione. Solo che ero troppo innamorata di lei. Per me la vita senza mia moglie era niente, cioè non la vedevo, per me esisteva solo lei. Ma dopo 30 anni di matrimonio, lei era sempre così perdutamente, ossessivamente innamorato di questa donna, di sua moglie?
lo vedevo molto di più. Quante volte l'ho implorata, ho detto: Fiorenza, dimmi tutto quello che vuoi, ma non dirmi che mi lasci, perché la cosa mi faceva, mi sentivo proprio delle vampate che mi venivano in faccia, assolutamente. Ma la sua ansia di possesso di sua moglie, fino a che punto poteva arrivare? Fino al punto di uccidere sua figlia? No, cioè, questo mai. Fecchino, finora ci siamo detti tante cose della sua vita, ma piccole cose, vede, apparentemente beghe, problemi presenti in tutte le famiglie. Ecco, lei era un uomo di successo, aveva un'industria fiorente, aveva una bella moglie, aveva una bella figlia, ecco. Ma come si è arrivati a questo dramma che ha distrutto tante vite? Mi sarei aspettato di tutto, meno di contare più così poco per la mia famiglia. Niente, decidono di andare a fare un viaggio, lei e mia moglie, d'andare in Costa Azzurra, e io dico sì, vai pure, però mi sarebbe piaciuto andarci anch'io, ma mi sono sentito rispondere male: ma come, vuoi stare dietro, perché non ti fidi, ci vuoi controllare? Io, ma come controllare in Costa Azzurra, avevo piacere di stare con mia moglie e mio figlio. Lì vado a fare una gara su in montagna, mentre sono gli ho detto: vabbè, però mi telefoni dove siete, e io in un albergo che aspetto la telefonata di mia moglie, e si è dimenticata, e questo è successo 20 giorni prima circa. Mi sono sentito una nullità, ecco, cioè, ma soprattutto che mia moglie mi considerasse così poco dopo i sacrifici che abbiamo fatto assieme, perché questo lo voglio sottolineare, mi rodeva e non riuscivo a pensare a nient'altro che a quello. Ecco che combino la settimana bianca. Allora ci prendiamo una settimana di vacanza, andiamo a tutte insieme, andiamo a sciare assieme. Da tanto tempo che non scio più con mia figlia, e sciamo tutti assieme. Lei la combina per cercare così di ricucire un po' questo clima familiare, slabbrato. Questo clima familiare, anche per avere una cioè per vedere in famiglia che cos'era, cioè quanto contavo ancora per mia moglie e mio figlio. Ecco, allora cosa succede? Andate a sciare. Andiamo a sciare e il giorno lo passiamo in armonia, e ci siamo divertiti anche. Alla sera ci mettiamo a vedere la televisione e durante una pausa c'era un reclame. Ci guardavamo un film e gioco un po' col telecomando. Mia figlia sbotta in modo proprio sgarbato una cosa. Io allibito ho guardato mia moglie, non ho detto beh, ho preso il telecomando e gliel'ho messo sulla sdraio, sulla poltrona di mia moglie, e me ne sono andato nel giorno dopo, e visto che continuava l'atteggiamento ho cercato di invitare, parliamo adesso non c'è tempo, e allora gli ho detto: la macchina ce l'avete, i soldi anche, le chiavi di casa pure, io me ne vado. Era la prima volta che io nella mia vita che ho mollato mia moglie, ho preso la macchina e me ne sono andata via. Allora arriviamo la mattina della tragedia, loro che fanno? Rientrano a Torino anche? Rientrano a Torino, però su mia figlia non si fa via. E io speravo che mia figlia venisse a casa, cioè, perché io non ho detto proprio nulla a mia figlia, ho solo cercato di chiederle
parliamo, quando chiedevo di parlare non c'aveva tempo, non c'aveva voglia. Lei ritorna a Torino? Sì. E siamo al 21 mattina, che è il giorno della tragedia. Sì, 21 mattina, sì. Allora, cosa succede, Fichino? Al mattino vado a lavorare. Al mattino vado a lavorare, mia figlia era già in ufficio, che stava ridendo con l'impiegata che lavoravano nello stesso ufficio. Di solito nel mio ufficio mi sono chiuso nell'ufficio tranquillo, mi sono messo nel mio ufficio e ho aspettato mia moglie che arrivasse. Arriva mia moglie, entra in ufficio, mi fa: cosa c'hai? Niente. Vuoi un cappuccino? No. E allora esce e va nel suo ufficio. Dopo un po' la chiamo, lei viene subito e gli faccio: Fiorenza, dobbiamo risolvere il problema di Ivana, perché io non ce la faccio più, sento che sto per esplodere. E lei invece di sedersi o di dire due parole mi manda a quel paese, cioè: ma allora tu vuoi solo aver ragione, e sbatte la porta, vendo sotto, prendo Ivana, ce ne andiamo, così tu puoi correre dietro a tutte le impiegate della Fiat. Scende sotto e mi fa: Ivana, andiamo che papà non ci vuole più. Questa frase assolutamente falsa, perché tutto meno che una cosa di questo genere. Io volevo mia moglie totalmente, e per me c'avevo la pistola nel cassetto della scrivania, pistola che avevo col porto d'armi da 15 anni circa. Me la metto in tasca e detto: scendo giù, se riesco a fermarla, bene, altrimenti la faccio finita. Scendo sotto, entro nell'ufficio, c'erano tre scrivanie, una qua, una là, quella dell'impiegata qua, quella della mia figlia era dall'altra parte, la porta era di qua, mia moglie era lì. Entro dentro e gli faccio con la mano in tasca, faccio: Fiorenza, per favore, torna indietro, non fare stupidaggi, vieni sopra, ne parliamo. Basta, si mette a urlare, basta, adesso è finita, sono stufo, me ne vado. A questo punto, non ti preoccupare, non te ne devi andare, me ne vado io. Tiro fuori la pistola e me la metto alle tempie. Mia figlia fino a quel momento non aveva detto nulla. Mi guarda e sorridendo mi fa: anche le sceneggiate napoletane ti metti a fare adesso. Esasperato, quella cosa lì, ho fatto così, è tutta colpa tua. E poi con una macchia nera davanti, che nessuno ci ha creduto, questa macchia nera, però quella macchia nera io l'ho vista e sono stato lì imbambolato senza vedere nulla, e questo nessuno ci ha creduto. Quando mi sono ripreso, perché non ci vedevo, non sentivo, non vedevo nulla, quando mi sono ripreso da questa specie di, come si chiama? Non lo so, io non sentivo e non vedevo. A quel punto, rendendomi conto di quello che era successo, ero su e telefono ai carabinieri alla caserma lì vicino, che sono venuti a prendere. Siccome mi conoscevano, non ci volevano credere. Ho telefonato anche all'avvocato e lì
Poi al processo mi hanno detto che io in quel momento sono stato in grado di scegliere l'avvocato al posto di un altro, cose allucinanti. Io ho accettato la sua versione dei fatti, la versione dei fatti che ha offerto sua moglie altra. No, ma agli atti c'è scritto quello. Le dico cosa ha detto sua moglie. Lei comincia a ricriminare con sua moglie su sua figlia e le dice: perché non riesce a essere come te? Sua moglie le avrebbe risposto: impossibile, tu pretendi troppo. E allora lei avrebbe detto: allora ve ne andate. Sua moglie avrebbe risposto: io me ne vado, ma questa volta è per sempre. Questo è quanto è negli atti del processo. Ora, io le faccio anche una domanda. Erano 30 anni che sua moglie, o giù di lì, che sua moglie diceva: me ne vado. Ecco, come mai lei, e non se n'era andata mai poi, ecco, come mai quella mattina lei prende sul serio sua moglie, insomma, per lei quella mattina quelle parole sono parole così definitive, così deflagranti? Quella mattina lì io ero convinto che mia moglie fosse veramente decisa. Non è un motivo per uccidere una figlia. No, ma non sto giustificando quello che, cioè trovare una scusa, ma ci mancherebbe altro, perché tutte queste piccole cose a monte mi hanno confermato che io per mia moglie e per mia figlia non esistevo proprio più, cioè sembrava proprio che desiderassero che io mi togliessi di mezzo, cioè, e io lo volevo fare. Cioè, però Fechino ha sparato a sua figlia. Io ho sparato a mia figlia, sì, ma non volevo sparare a mia figlia. E questo rimane io non, a mia moglie gliel'ho scritto tante volte, lei non mi ha mai risposto, però riuscire a dimostrare questo rimane l'unico scopo della mia vita. E l'ho scritto in più parti, in più volte, eccetera. Gliel'ho scritto a mia moglie, gli ho detto non so come, non so quando, però riuscirò a dimostrare che in quel momento non volevo fare del male a mia figlia. E tu questo lo sai, tu sei l'unica persona a saperlo. Mi dispiace tornare su un punto dolorosissimo, però devo seguire più o meno quelle che sono state le fasi di questa storia, viste non solo da lei, ma viste anche dalle persone che erano presenti in quel momento. Era presente un'impiegata del suo ufficio e ha raccontato che lei è entrato nella stanza, si è avvicinato a Ivana e le ha detto: è tutta colpa tua se io litigo con tua madre. Lei questo lo ricorda? È tutta colpa tua, l'ho detto mentre sparavo e l'ho detto anche prima, ma non mi sono avvicinato a mia figlia, però quando mi sono avvicinato a mia figlia io non ci vedevo già più. Lei a freddo è entrato in quella stanza e purtroppo ha sparato sua figlia. Lo so. Sono stati 4 colpi a bruciapelo, il primo al cuore, gli altri al torace e alla testa, mentre sua figlia cadeva. Lei questo lo ricorda? Questo l'ho appreso il processo, perché il perito ha detto questo, è allucinante. Fechino, quando è che lei ha realizzato tutto l'orrore del suo gesto? Appena me ne sono reso conto. Appena me ne sono reso conto. Mi sembrava di essere che non, cioè, di vivere un sogno, e anche questo gliel'ho scritto in più lettere, e speravo sempre che non fosse vero, cioè non vedevo più mia moglie, non vedevo più mia figlia. Sognavo che un giorno o l'altro ritornasse, invece purtroppo no. Senta Fechino, facciamo il punto, anche se è un po' difficile farlo in questa storia, ma lei ha ucciso sua figlia perché è sconvolto dal terrore di perdere sua moglie? Ricordo le frasi che mi ha detto un avvocato: guai
a chi è totalmente innamorato di un'altra persona. A me bastava quel mattino un piccolo gesto da parte di mia moglie, non sarebbe successo niente. Quando mi sono fermato lì e le ho chiesto torna indietro, fosse tornata indietro, non succedeva niente, perché mia figlia si era comportata così un sacco di volte, non è mai successo niente. Come si fa? Come si fa a pensare che un padre possa volere la morte della propria figlia, l'unica figlia? È allucinante, da pazzi. Senti, Fechino, ma sua moglie, dopo, le è rimasta accanto? E mi è venuta a trovarla. Guardi, io ho vissuto sempre con la speranza di vedere un giorno mia moglie entrare in carcere. Purtroppo questo non è successo. L'unica cosa che ho visto da mia moglie è un fazzolettino che mi ha fatto avere un mese dopo che eravamo in carcere e che mi portavo sempre sul cuore. Oggi continuo a portarmelo dietro, però solo nelle grandi occasioni. Ce l'ha questo fazzoletto. E in questa che ritengo un'occasione importante, ce l'ho qua sul mio cuore. Chiedo scusa se è tutto giallo, però non l'ho potuto lavare perché altrimenti vanno via le scritte che ci sono sopra. Cosa e queste sono scritte, le può leggere chiunque. Le legga lei. Nonostante tutto, mi manchi, ti aspetterò sempre. Nell'altro angolo, abbi coraggio, non ti abbandono. E invece, come sono stato... La sentenza definitiva ha chiesto la separazione, ha ottenuto il divorzio, logicamente. Comunque io continuo a credere, continuo a crederci. Cioè, lei avrebbe voluto cosa da sua moglie? Cioè, io avrei voluto semplicemente una cosa. Che la perdonasse. Nessuno meglio di mia moglie ha vissuto con me per 32 anni, perciò mi conosce bene e sa anche cos'è che mi ha scatenato questa sciagurata. E doveva comprendermi, non doveva infierire così contro di me, lo trovo ingiusto. Fechino, ma è una madre. Lo so, ma lei, io sono suo padre. Ecco, ma lei pensa che una madre che si vede uccidere sotto gli occhi la sua creatura possa perdonare, Fechino? Cioè, io la capisco, mia moglie, cioè, difatti non riesco a odiare mia moglie. A me mia moglie, in questo momento, devo essere sincera, mi fa pena. Cioè, perché sono sicuro che sta soffrendo più di quanto sto soffrendo io. Signor Fechino, parlando con lei, si ha la strana impressione che lei soffre per l'abbandono di sua moglie non meno che per la perdita di sua figlia. È così? Io mia moglie l'adoravo. Fechino, vorrei tornare a sua figlia. Come pensa in futuro di onorare la memoria di Ivana? Ma io cercherò di riparare questa tragedia cercando di vivere gli ultimi anni della mia vita
aiutando, cioè riuscendo a fare quello che non sono riuscito a fare con mio figlio, cioè dedicarmi anima e corpo a, cioè ributtarmi nel lavoro come avevo fatto prima, però in qualcosa di utile, in qualcosa di utile socialmente, cioè aiutare questi ragazzi. Quindi lei vorrà fare qualcosa per i giovani? Sì, voglio fare qualcosa per i giovani. Le chiedo ancora, signor Fechino, che cosa aiuta un padre a reggere il peso di un'insopportabile colpa? Guardi, la grande forza di volontà che io ritengo doverosa nei confronti di chi mi è stato vicino in questi 7 anni. La galera è dura, ma in confronto al peso che mi sto portando dentro è ben poca cosa in confronto.